Ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, io sono Magnus, siamo sempre qui su Marvel Ultimate Alliance 3. Stiamo facendo varie sfide per cercare di sbloccare costumi e soprattutto nuovi personaggi. Naturalmente passare il video qua se avete un bel commento, un bel mi piace. Oggi affronteremo una grande sfida, o meglio perlomeno ne faremo alcune. La prima che volevo fare è la prova estrema perché dobbiamo sconfiggere Loki. Introduciamo naturalmente nella squadra anche il personaggio che abbiamo già sbloccato, ossia Elektra, l'ho anche potenziata. Dobbiamo vedere bene come si comporta. Vai. In teoria non dovrebbe essere male. Oh, avete visto il nuovo costume di Hulk? Che l'avevamo appena sbloccato. Daccela un attimo, così la vediamo già in azione. Ahia. Ma Loki gli abbiamo già tolto parecchio, eh. Scherzo. Vabbè, quello poi dipende sempre molto dal danno. Ok, stordito, eh. Abbiamo già Hulk. Non è che sia andata molto bene, però vabbè. Aia. Non ha una buona protezione, però ha parecchia energia. C'era un'abilità di Hulk che ho sbloccato, che è una figata pazzesca, ma non credo che... Sapete che forza di impressione che si ricarica? Ho quasi l'impressione che... Allora, facciamo così, guardate. Provo un attimo a stordirlo con Hulk. Vediamo se riusciamo ad attivare poi. Aspetta, è quasi. Dovrebbe essere qua. Mi dai una brutta inquadratura, non vedo una mazza. Andato. Ok, è stordito, è andato. Danno l'abbiamo fatto, ma non quanto presumevo. Ne sono usciti parecchi di Loki, eh. Ok, questo è andato esordito. Comunque confermo che Black Panther è uno dei più forti, eh. Non so se ce l'ho. Me ne conservo uno, eh. Ho paura di avere problemi poi dopo. Ok, questa è buona, vai. Chi è che c'è? Allora c'è Ghost Rider, che dovrebbe essere ancora carico. Attenzione, magari ne riesco a portare anche un altro. Fa niente, dai. Vai, vai, dai, ce la facciamo. Qualcosa gliel'abbiamo tolta in più. Attenzione che... Comunque è fighissimo Hulk così, eh. Se riesco a... No, non me la fa con questa mossa qua. Però se c'è bisogno per forza di quelli là meno forti. Prestare un po' di attenzione perché tra un po' dovremo farcela. Però non vorrei morire. Ho quasi energia al massimo, però ce la facciamo di qua. Qua stiamo rischiando, eh. Nah, non abbiamo una buona inquadratura, però. Oh, ma Ghost sta qua da solo, eh. Attenzione, se Black Panther riesce a risalire, ce la possiamo fare. Aia. Dai, che ce la possiamo fare adesso. L'ho detto, Black Panther. Almeno attualmente è uno dei più forti. Allora, non credo che sia difficile, però. Guardate qual è il fatto, che ci abbiamo un'inquadratura pessima proprio. Dai. Almeno l'abbiamo stordito. Andiamo un po' sul sodo, che sennò qua.
Ok. Comunque l'abbiamo quasi, quasi distrutto. Pensavo che fosse un po' più una passeggiata, perché dai primi colpi che avevamo inferto non sembrava tanto forte. Dai! Ok. Penso che adesso ce lo dovremmo fare. Vai, Electra, vai. Electra dovrebbe essere a livello 33, se non mi sbaglio. Attenzione qua. Comunque non è male. Non è male. L'ultimo colpo che non si riesce ad infliggere lui. È quasi stordita. Aia. Vediamo un po' se riesco. Aia. Aia, aia, aia. Qua abbiamo sbagliato mossa. Forse ce la facciamo, eh. Ok. Non è stato tanto semplice. Io vi dico la verità, all'inizio dai primi danni pensavo fosse un po' più scarsa. E invece niente, due stelle. Forse dovevamo comportarci un pochettino meglio. Però qualcosa comunque l'abbiamo recuperata. Ok, direi, dopo aver sconfitto Loki, provavamo a farci anche contro il tempo dimensione oscura. Questi sono un po' più complicati, perché mancano solo 45 secondi, aumenta il limite di tempo. Questo è a tempo, quindi è complicato questo. Ok, il segreto sarebbe quello di provare a cercare a sconfiggerne. Perché quindi riusciamo a sconfiggere anche rapidamente, riusciamo a recuperare un po' di tempo in più per avanzare. Avete visto? Sì, questo ce lo recuperiamo, andiamo avanti. Più 13 non sarebbe male, però. Ah, ok, questo ho capito qual è. Dobbiamo distruggere sempre l'artefatto arcano. Che poi secondo me è la cosa migliore, visto che. Che si apre subito il varco. Abbiamo recuperato subito 16 secondi e credo che siano anche morti. Quanto mi dai se sconfiggo questo? Il 18? Sì, secondo me ci conviene sconfiggerlo allora. Perché così recuperiamo parecchi secondi in più. Però penso che ci conviene prima distruggere il varco. Attenzione, attenzione. Allora, in teoria ci dovrebbero essere tipo delle bombe. Chi è che sta morendo? Non era Hulk, no? Dai, questo è quasi andato. Ok. Ok. Ah, bene, 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 anche abbastanza veloce, quindi riusciamo. Allora, un varco sta là, eh. Se riesco a lanciargli sta cosa. E vai, ok. Per cui questo è andato. Ok, ok. Ce ne siamo alto di qua. Dai, che di là possiamo andare. Non so quello dove ci porta, però non credo che sia, penso ci dovrebbe riportare indietro, tipo un barco temporale. Ah, vedi, sali qua. Siamo attenti che qua si cade. Ok, ok. Di qua, di qua. Però io questi li distruggerei sempre, perché è sempre meglio. Ci siamo, ci siamo. Ok. Ce ne sono anche altri, ma 6 secondi, manco il tempo di ammazzarli, secondo me. Proviamo ad andare. Aia. Come massimo le bombe, se ci dessero le bombe. Questo ci conviene distruggere, perché ci dà un sacco di punti. Prima mi pare che. Cioè di tempo, anzi, secondo me. E 12. Oh, aspetta, 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 questo me lo becco. Vai veloce, vai veloce. Questo fa parecchio danno. Ok. Vedi? Ok. Mazza! Oh, un colpo l'avevo ammazzato. Dove vado? Di qua? Spero di aver imbloccato la via giusta, eh. Ok, qua dobbiamo stare abbastanza attenti. Ok. No!
Facciamo come si faccia. Ok. Perfetto, questo è andato. Ah 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 ah. Ok, ok, è quasi andato anche questo. Dovrebbe essere, appunto. Aspetta, aspetta, l'energia che ci serve. Se questo riusciamo a ammazzare. Perfetto. Se riesco a distruggere questo varco, perfetto, vai. Ma le bombette che prima ci lanciavate che erano così fighe, dove cavolo stanno? Stiamo morendo. Bravo Hulk, bravo Hulk. Ok, l'ho distrutto, l'ho distrutto. Quanti cavolo ce ne stanno ancora? Ok, ok, ok. Non so dove sono gli altri. Te che sta quasi morendo qua. Ecco appunto. Occhio di qua, occhio di qua. Vediamo se ce la facciamo. Appena riesco a salire, la usiamo. Vai. Il tempo è sufficiente, almeno quello. Ok, prova completata. Io non credo di essere andato male, eh. Poi vediamo. Magari siamo andati male. Ah, porca miseria. Io pensavo che fosse a classifica, invece praticamente abbiamo saltato quella di mezzo. Non è che ho capito bene sta cosa, vabbè, comunque. Quindi a questo punto non ci resta anche che sconfiggere l'uomo di sabbia, così andiamo avanti, sblocchiamo altre cose e vediamo soprattutto se ce la facciamo. Ok, dobbiamo cercare di capire bene come funziona la cosa, perché io penso che... Questo già si è fregato il posto, di qua. Dai. Però ci colpisce sempre. Aia. Così non sembra andare male, però... Devo capire se... La tattica è quella giusta, ma penso di sì. Ok, si dovrebbe stordire, vai. Ok. Ho messo Deadpool perché... Non ha una cattiva. Aia. Aia, aia, aia. Cerchiamo di fregarci un attimo a questi. Electar, ho fatta salire ancora un altro poco però. Ecco appunto appunto. Questi danno fastidio però, eh. Ok, dovrebbe essere quasi andata. Vai. Si è rotto qualcosa alla mia destra, ma non so cosa. Allora, questo dovrebbe essere... Ma in base a dove colpisco? Ah, ecco, vedi, se riesco a beccare... Grazie, sempre gentile. 100 al braccio, forse qualcosa di più. Dovrebbe essere quasi... Essere stordito. Bravo che colpisci dall'altra parte. Ok, vai. Aspetta, ed è, e che fai? Non fai una mazza? Attenzione, ok, qualcosa glielo abbiamo tolto abbastanza. Ora dobbiamo solamente sperare che non arrivino anche la cavalleria. Ecco, appunto. Abbiamo quasi energia al massimo di tutti. Il che significa che se riesco ad ammazzarli a questi un attimo, dopo quando è stordito, gli potremo fare parecchi danni. O sbaglio. È andato, vai. Ok. Nessuno dall'altra parte? Ok. Grande. Dai che ce la dovremmo fare adesso. Cioè, vabbè, fare non credo perché... Appena stordito. Sta cavolo di cosa. Però saremo in 4, quindi... Non so se Deadpool sta già collaborando... Però l'energia ce l'abbiamo. Ok, vai, ce l'hai. Dobbiamo di fargli parecchio danno.
Beh, io penso di avergli fatto parecchio danno. Gli abbiamo tolto quasi tutta l'energia. Ora dobbiamo stare attenti perché ce ne stanno una marea di questi. E non abbiamo molta. Ok. Black! Che cavolo fai? Perché te ne vai dall'altra parte? Ci stanno anche quelli là grossi. Quelli sono un problema. Comunque Deadpool credo che sia in squadra anche un grande, perché col fatto che cura. Ecco, appunto, ci dà veramente tanto una mano. Lascia un po' di energia. Guarda che sono quasi morti. Se riesco a becchiarli. Verità. Quasi andato. Ok. Ce ne sta un altro di qua, eh. Ok, questo è andato. Se riesco. Secondo voi il prossimo sarà quello finale? Dai, dai, veloce. Veloce, ragazzi, veloce. Che forse ce la facciamo stavolta. Anche perché non lo. Pensavo che. E basta, però sempre a me, no. Ci sta Deadpool dall'altra parte. Becca un po' anche lui, che è sicura. Ci abbiamo l'energia? No. Al massimo. Dai, ragazzi, dai. Ok, vai. Ok. Chissà se ce la facciamo. Chissà se ce la facciamo. Vai, vai. Ce l'abbiamo fatta. Non, questa forse può apparentemente sembrare più facile dell'altra, ma secondo me non è stata facile. È che dovevamo stare attenti, dovevamo essere bravi a riuscire naturalmente a imbroccare la via giusta a un certo punto, nel senso di far aumentare bene l'energia. Comunque, Deadpool molto valutato e Elektra non male come personaggio. Ok, ragazzi, anche questa parte termina qui. Naturalmente, qua se non vi invito, qua sempre un bel commento, un bel mi piace. Ci vediamo al prossimo video. Bye.